Allora, cosa c'è? Non ci riesco. Non riesci a fare cosa? A trovare una differenza, mi sembrate veramente identiche. Oh, bello, non scherziamo. Non è così? Assolutamente no, l'originale è l'originale. Sì, ok, ma se hanno fatto anche lei, un motivo ci sarà. Ovvio che c'è. E allora qual è? Ma dai, ma si vede, no? Il colore. Oh, amico. Cosa ho detto di male? Non fare il consolzista. A parte che è un termine che non esiste, e poi non ho detto nulla di che. Tralasciamo, va, prima che mi tocchi segnalare la cosa alle autorità. Comunque, a parte quello, vi dico quel poco di differenza che vedo ad occhio. Allora cosa vedi? La bianca. Allora? La Nintendo Switch OLED. Meglio. Mi sembra che abbia uno schermo leggermente più grande. Forse un po' sì. Ma di quanto? Beh, uno schermo di 7 pollici. E invece Switch normale? Beh, 6,2 pollici. Ah, ok, quindi siete quasi uguali. No, aspetta un momento, il mio è diverso per un'altra cosa. In che modo? Beh, se colleghi due fili nel cervello ci puoi anche arrivare. Perché è più pulito? Oh, santo cielo. Cosa ho detto di male? È vero. Sì, ma quello è per il semplice fatto che mi hai preso da meno tempo. Ah, giusto. Dai, su, ci puoi arrivare. Come mi chiamo io? Ah, non lo so, dopo prima ho anche paura di dire le cose, visto come mi avete attaccato. Oh, mamma, di solo il nome completo. E se ti dicessi che mi sono dimenticato? Non ci voglio credere. Oh, è così, a volte mi dimentico pure di avere l'iPhone. Non hai idea di quante volte abbia detto ok Google al posto che hey Siri. Sei un caso disperato, guarda la scatola. Ok, qua c'è scritto Switch OLED. Quindi? Ah, ho capito, hai dei LED che si accendono, ma dove? No, OLED, non LED, si intende lo schermo. Ah, è lo schermo OLED, dillo subito, no? Ah, ragazzi, ragazzi, prima di continuare devo dirvi una cosa importantissima. Per la prima volta in assoluto ci vedremo il 31 ottobre alle 17:30 per il firma copie del libro. Avremo anche occasione di parlare e divertirci tutti quanti insieme. Ovviamente in sicurezza, perché l'accesso della libreria Ubik a Lucca Comics sarà possibile solo tramite Green Pass. Quindi mi raccomando, non dimenticatelo. E noi ci becchiamo tutti a Lucca! Bella! E in ogni caso vi ricordo che potete sempre comprare il mio libro qua sotto nel link in descrizione su Amazon, oppure in tutte le librerie, o almeno la maggior parte. E secondo me sono anche le migliori. Vabbè, c'è qualcos'altro che noti? Non ho strana impressione. Condividila con noi allora. La OLED mi sembra leggermente più grande. Cioè, scusa, non ti accorgi dello schermo, ma ti accorgi di questo? Cosa c'è di così strano? Sono più grandi di soli 3 mm. Ah, wow, allora ho l'occhio di falco! Anche se non è proprio il mio supereroe preferito. Cavoli, però adesso stavo pensando a una cosa. Cioè? Quei poveri Joy-Con non li potrò più usare. Mi dispiace perché funzionavano bene, anche se li avevo massacrati schiacciando i tasti nel tentativo di prendere i Pokémon. Aspetta, sei uno di quelli che continuano a premere A per cercare di catturare i Pokémon? Sì, perché? Mi sembrava facesse così ridere. No, scusa, che non tutti sanno che è una leggenda, non funziona davvero. Ah, ma pensa te, adesso mi sento ancora più in colpa. Stai tranquillo, ho una buona notizia da darti. Quella console c'è un gioco in omaggio? No, mi dispiace. Vabbè, ho provato, comunque, cosa? I Joy-Con sono compatibili, quindi puoi usarle su entrambe. Davvero? Certo, perché mai dovrebbe inventarselo. Cavoli, forte. Aspetta, allora posso fare così. Oh, e voilà. Ma che cavolo. Siete bellissimi. Dai, ma ci stiamo malissimo. Io vi trovo un sacco chic. Boh, se lo dici tu. Comunque, scambiandole, ho notato un'altra cosa. Wow, complimenti, facciamo un bel applauso a Vano, Noto del sarcasmo. Ma dai, che strano. Comunque, ho notato che avete dei cavalletti diversi. Sì, sì, il mio l'hanno migliorato. Infatti. No, no, aspetta, secondo me quello è troppo ingombrante, il mio è più comodo. Oh no, mo litigano. Sì, ma il tuo sembra uno stuzzicadenti, scommetto che appena arriva una folata di vento cadi. Pure quando picchio con il mobile facendomi malissimo. Almeno non mi fa il sedere di un elefante. Oddio, ma si mettono pure a parlare di lato B. Beh, almeno non devo fare gli squat in palestra. Possiamo per favore cambiare argomento, grazie. Ok, ok, c'è un'altra cosa che cambia, ma quella non puoi notarla finché siamo appoggiate. Mamma mia, me lo potete dire però? Io mi sento stanco. Pareva, comunque sta parlando delle casse, le mie sono molto più in basso. Ah, bene. Non sai perché, vero? No. Facile, così quando sono appoggiata suonano meglio. Ah, forte. Bah, a me sembra inutile, ma sono punti di vista. Bene, bene, altro? Lascia parlare la mia amica qui. Ok, dimmi. Scusala, si vergogna, perché in realtà non c'è altro. Ero già una console perfetta e lei è una versione inutilmente migliorata di me. Ah, ho capito, ho capito. Ma allora che ne direste se passassimo a una prova pratica? Cioè? Proviamo lo stesso gioco su Switch normale e su Switch OLED, così guardiamo le differenze. Eh sì, e come facciamo, genio? Ti ricordi del perché hai preso quella nuova? Ah, giusto, non funzioni, mi ero dimenticato. Chissà perché l'ho immaginato.
immaginavo. Aspetta, ci sono! Hai trovato un modo per mettermi a posto? No, a quello ho rinunciato. Uffi. Però potrei tranquillamente prendere una clip dei vecchi video e mettere le due console a confronto. Sei un genio! Visto? Ogni tanto i neuroni si attivano. Bene, allora siamo pronti? Certo, via con la sfida! Non c'è che dire, la differenza si vede. Dai, hai ragione, è dura doverlo ammettere, ma forse è ora di andare in pensione. Pokémon? No, mi hai preso per un dito. Scusa. Allora ci siamo, direi. Già, sembra che questo sarà il mio ultimo video con te. Sì, mi dispiace che sia finita così. Anch'io avrei voluto usarti e riusarti, ma sono cose che succedono. Già, vabbè, in ogni caso ti lascio libero di usare i miei Joy-Con. Ah, grazie. Grazie, zia. Zia? Tecnicamente non sarebbe tua madre? Sì, vabbè, quello che è. Vabbè, in generale, grazie. Sono stata una buona console. Ah, una delle migliori. Grazie, allora puoi rimettermi nella scatola se vuoi. Dai, penso che non lo farò. Cosa? Ah no, ti terrò qua dietro sullo sfondo. I tuoi colori non smettono mai di piacermi. Ah, ma grazie, tranquillo, darò un tocco in più alla tua camera nuova. Bene, allora ciao ciao Switch normale e grazie di tutto. Grazie a voi e mi raccomando, da lì vi terrò sempre d'occhio. Ciao. Ah, cavoli, un po' mi mancherà. Beh, ci credo, ma cercherò di aiutarti a superare la mancanza. Ottimo, e come? Che ne dici di provare un nuovo gioco per Nintendo che non hai mai fatto? Beh, ci sto, ma quale? Non voglio deciderlo, certo io. Ragazzi, pensateci voi. Commentate qua sotto con un titolo Nintendo che vi piacerebbe vedere sul canale Divano. E quello più citato verrà portato in un nuovo video. Ottima idea. E mi raccomando, ragazzi, arriviamo a 10k like. Iscrivetevi al canale se volete altri video con la Nintendo Switch OLED. E prima di salutarci andiamo all'angolo dei saluti. Saluto Christian Sicignano. Ciao a Flavio Rovere. Vanno, potresti portare Animal Crossing New Horizon? Ti stimo, ciao. Ma guarda, io stavo già chiedendo in realtà, quindi potrei portarlo. Che ne dite? Vorreste Animal Crossing? Fatemelo sapere nei commenti. Saluto Gianluca Giudici, sei un grande, ma quando continuerai Dragon Ball Z Kakarot? Dragon Ball Z Kakarot lo continuerò quando arriveremo ai like. Quindi mi raccomando, andate a mettere like sull'ultimo video che era quello di Trunks e vi prometto che porto subito Dragon Ball Z Kakarot. Ciao Christian Caldarelli, Vanno, mi puoi salutare, mi chiamo Christian. Io lo chiedo da tanto, PS sono grande, ciao. Ciao Christian, un salutone. Ciao a David Flaccavento. Ciao a Masha27, ti stimo un botto. Lo scrivo, ma tanto so che non mi saluterai, ma ci provo, il mio nome è Michele. Ah, scusami Michele, ti saluto, ciao. Ciao a Daniele Torre. Ciao a Dranman. Potresti portare One Piece World Seeker? Non l'ho mai provato, ma magari può essere un'idea. Chi lo sa, chi lo sa. Saluto a Papa Proto. Saluto Christian Andreozzi. Ciao Vano, porterai qualcosa di Squid Game? Mi aveva anticipato, grandissimo. Purtroppo l'ho letto solo adesso. Grande, tu ne capisci tantissimo. Ho fatto un video di Squid Game, per chi non l'avesse visto, è uscito venerdì. Saluto Gabriele La Bella. Ciao a Chan Crewmate. Ciao Vano, mi puoi salutare per favore? Certo, mi chiamo Pio. Ciao Pio. Saluto Mottiax. Mi saluti, guardo sempre i tuoi video, mi chiamo Mattia. Ciao Mattia. Saluto Alex Di Lauda di FRZ. Sei grandissimo Vano, ti ringrazio, ciao. E ultimo saluto TuberGamer96. Sempre top i tuoi video. Comunque vorrei sapere se porterai mai Ratchet & Clank. Sei un grande. A me Ratchet & Clank piace veramente tanto. Non so perché non l'ho portato, però ditemi voi. Se lo volete scrivete nei commenti. Qualsiasi cosa vorreste, scrivetelo nei commenti che io tanto riguardo. Ciao! Bene, il video per oggi finisce qui. E se vorreste essere salutati, commentate con VanoLED. Io spero che vi sia piaciuto. E mi raccomando, non dimenticate di acquistare il mio libro qua sotto in descrizione. Oppure in libreria. Bella raga, ciao! Ci vediamo venerdì!